La nostra azienda nasce nel 1930 dal nostro nonno. Era una piccola azienda a livello familiare per la produzione di cereali, latte con l'allevamento di mucche e vigneti con la produzione di vino. L'azienda negli anni cambia, si evolve. Nel 1975 mio nonno decide di intraprendere l'attività di controterzi. L'azienda, col subentro dei figli, cresce ancora, viene acquistato le prime macchine da raccolta e poi nel 1990 abbiamo un altro passo molto significativo della nostra azienda, perché viene tolto l'allevamento e passiamo al movimento terra e alla manutenzione del verde pubblico. Nel 2016 entriamo a far parte dell'azienda anche io e i miei cugini, perciò decidiamo di intraprendere un altro percorso, che è quello proprio degli appalti pubblici e gare d'appalto. La nostra azienda ad oggi lavora circa 1000 ettari di terreno, di cui circa 500 per la nostra azienda agricola. Abbiamo anche 70 ettari di vigneto con una cantina dove facciamo 3 marchi di vino. In più decidiamo di dare valore ai nostri prodotti agricoli, che fino ad allora venivano solo commercializzati ai vari consorzi, creando una filiera di grani antichi che poi si è evoluta con la creazione di un mulino. Infatti questa cosa ha portato a una maggior valorizzazione dei nostri prodotti, e questa cosa porta in gran parte anche a far conoscere il nostro marchio e anche il territorio a livello anche nazionale. Creare filiera negli anni ha portato a raggruppare varie aziende del nostro territorio. Siamo riusciti a creare anche una circolarità dei nostri prodotti. Infatti riusciamo a trasformare al 100% il nostro frumento, passando dal mulino con la nostra filiera, ma anche tramite Unicoop Firenze, perché da 3 anni circa siamo entrati a far parte di un progetto della zona che porta il grano e il frumento nel nostro territorio sulle tavole dei consumatori. Oggi essere all'interno di una filiera per un'azienda agromeccanica vuol dire valorizzare al 100% i propri prodotti e avere un tornaconto economico sicuro.